Signore e signore, buonasera. Chi vi parla anche questa sera è Claudio Saltarelli, che vi introdurrà nella pagina storica dedicata all'insorgenza del 1799 per la rubrica Venerdì in Alta Terra di Lavoro, organizzata dall'Associazione Unitaria Alta Terra di Lavoro e dall'Associazione Le Tre Torri. Abbiamo iniziato a parlare dell'insorgenza del cicolano del 1799 e poi siamo passati all'Alta Terra di Lavoro, diciamolo. La zona che oggi noi conosciamo tra Sora e Mignano Montelungo, quindi per la via l'attuale via Casilina, e questa sera, sempre con Fernando Riccardi, parleremo dell'insorgenza, diciamo, dell'alta terra di lavoro lato mare, più che altro della piana del fiume Garigliano. Però prima di dare la parola a Fernando Riccardi, vorremmo, come al solito, faremo passare un breve video molto molto importante. Encore abondé. Voilà le chancre qui dévore le cœur de la République. C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée. Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien. Détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûler leurs forêts, couper leurs récoltes, enlever leurs troupeaux. En défendant votre drapeau, tâchez de fuir. Sauvez-vous, il fait nuit. Sauvez-vous. Adieu. Adieu! Ce dernier drapeau du royaume des Lys était une robe de la marquise. Il disparaîtra dans l'Apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers, qu'on retrouve à Savenay. En ange exterminateur, Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westermann n'est pas celui d'un autre général, Marceau. Quoi, ma chère sœur? Vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Savenay, plutôt sur ces deux carnages. Et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers. Ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français? Je vais porter les armes contre l'étranger. Là seulement est la gloire et l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savenay. Dès le 3 janvier, les Bleus. Fernando, un breve saluto. Buonasera a te, Claudio, e buonasera a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. Bene, Fernando, come hai potuto notare, noi abbiamo fatto passare il video che ormai da 5 anni riproponiamo ogni volta andiamo a presentare il 1799 nei vari convegni che. Dove ci ospitano in tutto il regno. È una cosa molto importante è far capire alle persone che ci stanno seguendo anche in questo format particolare i valori della rivoluzione francese e come agivano nel poterli affermare. Infatti tu hai potuto notare, abbiamo fatto passare il video dove per la prima volta nella storia c'è stato un genocidio organizzato da uno Stato attraverso un Parlamento. Noi conosciamo i genocidi ordinati da Stalin, da Hitler, da Pol Pot, da Mao, ma non sappiamo dai giapponesi,
nessuno sa che i primi a farlo sono stati proprio i francesi con il Parlamento post-rivoluzione francese. E poi dopo c'è anche il video di Wasserman, del generale, che era orgoglioso di quello che stava facendo in Vandea. Due parole su questo preambolo. Sì, allora la Vandea in Francia è molto conosciuta perché giustamente la storiografia francese ha dato a questa parentesi molto molto sanguinosa, molto efferata, la giusta importanza. In Italia invece la Vandea italiana, soprattutto la Vandea che si è avuta nel Mezzogiorno d'Italia grazie all'impeto, alla violenza cieca dei giacobini, non è altrettanto conosciuta, proprio perché la storiografia ha ritenuto opportuno non dedicare troppo spazio a queste vicende. Però ci sono delle analogie tra i due fenomeni. Qualcuno parla di quella meridionale come di una piccola Vandea, ma noi, come vedremo anche questa sera, come già abbiamo visto nella puntata precedente, non si è trattata proprio di un qualcosa di poco rilevante o di insignificante. Quindi anche agli aggettivi piccola Vandea starei un po' attento, perché si è trattato invece di un qualcosa, e come avremo modo di vedere anche questa sera, sarà molto molto rilevante e fu versato veramente un mare in mare di sangue. Qual era i principi, no, che ispiravano le azioni dei giacobini venuti nella penisola? Ma io penso che a tal riguardo non bisogna stare ad inventare a fare delle ricostruzioni strane. Bisogna solo ed esclusivamente, come quando si fa ogni qualvolta si parla di storia, far parlare i documenti, che sembra una cosa molto semplice, ma che poi finisce per diventare complicata, perché certe volte ci si arzigogola su ragionamenti molto contorti, quando basterebbe far parlare i documenti, che pure ci sono, ed anzi sono in numero esorbitante. Per capire qual era l'azione ispiratrice dei giacobini, delle truppe francesi che venivano in Italia nel 1799, basta leggere una semplice lettera che il direttorio parigino aveva inviato al commissario Faipul a Napoli. Chi era il commissario? Era un po' quello che andava a dirigere, ad indirizzare la politica dei francesi in Italia. Faipul aveva sostituito l'altro commissario Julien, che come Championnet era considerato troppo accondiscendente nei confronti dei repubblicani napoletani. Per questo, proprio per questo motivo, entrambi furono richiamati in patria già nel febbraio del 1800, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 1860, ed entrambi arrestati proprio per aver permesso la nascita della Repubblica Napoletana a Napoli. Ecco, in queste istruzioni si diceva precisamente queste cose: qual era la bussola che doveva indirizzare l'operato dei francesi in Italia, e quali erano queste istruzioni. In primo luogo bisognava impinguare il più possibile le casse dello Stato. In che modo? Per cominciare vendendo tutti i beni appartenuti alla Casa Reale Borbonica, quindi in questo caso a Ferdinando IV di Borbone. Poi bisognava riscuotere puntualmente tutte le tasse, sia quelle vecchie ma anche quelle di nuova emanazione, e raggranellare, soprattutto attraverso le cosiddette contribuzioni forzose da parte di chiese e di conventi, la somma esorbitante di 100 milioni di ducati. Erano queste le istruzioni, quindi, che il direttorio di Parigi dava ai suoi funzionari inviati in Italia al seguito dell'esercito. Per ottenere questo scopo, chiaramente, bisognava evitare nella maniera più assoluta che in loco potessero nascere delle nuove configurazioni statali,
E perché? Per il fatto che queste nuove configurazioni statali inevitabilmente avrebbero preteso per sé quelle contribuzioni che invece dovevano arrivare in Francia, dovevano arrivare a Parigi. Ecco perché, ecco spiegato il motivo per cui il direttorio di Parigi non riconobbe mai ufficialmente la Repubblica Napoletana. Non perché gli erano simpatici o antipatici i napoletani, ma perché era proprio contro il loro modus operandi. L'ex regno di Napoli, come del resto tutte le altre nazioni che venivano sottomesse, che venivano soggiogate dai francesi, erano considerate esclusivamente come una grossa vacca da mungere il più possibile, chiaramente a totale ed esclusivo beneficio della nazione francese. Ecco perché Championnet viene richiamato e sostituito con MacDonald, è arrivato in Francia e viene arrestato. Ecco perché Julien, che pure aveva scritto delle considerazioni molto interessanti, in cui era a favore di una certa autonomia della Repubblica Napoletana, viene richiamato, viene esautorato in trombe, viene richiamato e viene arrestato. Quindi, ecco, quando si parte nella narrazione delle vicende storiche, la prima cosa che bisogna fare è rifarsi ai documenti. Questa lettera, come altre, quelle di Julien, ma anche le altre che il direttorio invia a Faipull, sono conosciute praticamente da sempre. Quindi chi si avventura in elucubrazioni, in spiegazioni ardite, che niente hanno a che vedere con la realtà storica, farebbe bene ad essere un po' più attento e a consultare un po' più i documenti di archivio. Ecco, in questo caso bastava leggere questa semplice lettera del direttorio a Faipull per conoscere qual era l'orientamento dei giacobini che erano venuti in Italia tra il 1796 e il 1799. Fernando, basta, la cronaca dell'epoca dice che addirittura quando saccheggiarono il centro-nord Italia ci fu una carovana di 50 miglia di bufali maremmani che trasportavano tutte le ricchezze saccheggiate, perché giustamente il tesoriere del mondo in quel momento era l'Italia, con tutte le sue opere d'arte, le sue chiese che erano i depositari delle ricchezze dei poveri, cioè una cosa incredibile. Comunque adesso passiamo alla cronaca più semplice. I francesi, dopo aver fatto comunque, hanno avuto filo da torcere in campagne marittime il regno papalino, cominciarono ad entrare nel regno di Napoli. Loro non si aspettavano comunque nel lato, diciamo, la via Appia, una resistenza così importante e così forte da parte delle masse, da cui quello che qui spicca sicuramente è Fra Diavolo, quindi Michele Arcangelo Pezza, Duca di Cassano e colonnello dell'esercito napoletano, che si conquistò i galloni sul campo combattendo. Quindi cominciamo a parlare, diciamo, da Itri, delle Colle di Sant'Andrea, sulle vicende di questo fantastico personaggio e le masse che guidava. Allora, intanto c'è da dire, come appendice del ragionamento precedente, è che gran parte delle opere d'arte che oggi si trovano in Francia, anche al Louvre o nei principali musei francesi, sono lì, si trovano lì proprio perché furono depredate in quel periodo tra il 1796 e il 1799, ma non solo a Napoli, è in tutta Italia. Quindi gran parte di quelle opere si trovano lì proprio perché Napoleone le fece prendere e portare in Francia. Hai detto bene, i giacobini, dopo aver sconfitto in maniera abbastanza semplice, abbastanza facile se vogliamo, le truppe regolari dell'esercito borbonico, mal guidate, soprattutto da quel generale Karl Marc von Liebehrich, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, credevano di avere di fatto partita vinta. Invece così non fu. Abbiamo già detto anche la volta scorsa che i francesi avanzavano verso il regno di Napoli seguendo tre direttrici: quella centrale, no? Attraverso San Germano, Capua, che seguiva la consolare, l'attuale via Casilina, quella degli Abruzzi, quindi verso Sora, Venafro e poi Capua e via discutendo. Ma c'era anche una colonna che seguiva la via litoranea e in questo caso percorreva la cosiddetta Regina Viarum dei Romani, ovvero sia la via Appia. Giunti però dopo Terracina, diciamo, e quindi
prima di arrivare ad Itri, trovarono una brutta sorpresa proprio nelle gole di Sant'Andrea, perché nelle gole di Sant'Andrea, che è un posto molto impervio, le masse guidate da Michele Pezza, detto Fra Diavolo, dettero filo da torcere all'esercito giacobino, che era guidato dal generale Rai. C'è da fare una piccola osservazione. Le masse di Terra di Lavoro, ma anche del Napoletano e poi tutto il Meridione, non è che si erano sollevate ex abrupto così perché avevano preso loro la decisione, ma perché avevano risposto ad un preciso proclama cosiddetto di Caserta, che il re Ferdinando emana tra l'8 e il 9 dicembre del 1798. Qui c'è anche una polemica perché si dice che Ferdinando abbia postdatato il abbia messo la data sbagliata, però al di là di questo, Ferdinando IV emette un proclama in cui chiama le masse alla sollevazione per contrastare i giacobini invasori. Quindi le masse non fanno altro che i capi massa non fanno altro che rispondere a questo proclama lanciato da re Ferdinando a Caserta prima di imbarcarsi in direzione di Palermo e della Sicilia. Arrivati quindi dopo Terracina e quindi dopo lo Stato Pontificio, quindi entrati nel regno, arrivano in questa posizione strategica del fortino di Sant'Andrea e qui le masse di Fra Diavolo resistono per parecchi giorni fino a bloccare i francesi. Non possono più andare avanti perché quella era una posizione formidabile, difficilmente espugnabile, quindi facilmente difendibile. Fatto sta che la resistenza di Fra Diavolo si protrae fino al 29 dicembre del 1798. Dopo, chiaramente, la preponderanza del numero costringe anche le masse di Fra Diavolo a retrocedere. Occupato il fortino di Sant'Andrea, i franco-polacchi entrano ad Itri e qui si lasciano andare ad un saccheggio crudele, ad una devastazione orribile. Tra le tante vittime c'è anche Francesco Pezza, come sappiamo, che aveva 67 anni e che era il padre di Fra Diavolo. Era padre di Fra Diavolo e di altri 11 figli, quindi era una famiglia abbastanza numerosa. A questo punto Fra Diavolo con la sua massa raduna la sua massa e decide di incamminarsi alla volta di Gaeta, perché voleva entrare nella fortezza e voleva cercare di collaborare alla resistenza. Ma quando giunge a Gaeta invece si avvede che la fortezza era stata già consegnata ai francesi da un altro pavido ufficiale superiore borbonico, che era un colonnello svizzero, un certo Ciudi, che si era consegnato ai giacobini senza neanche tentare un minimo di resistenza. Da questo momento, come sappiamo, inizia l'epopea di Fra Diavolo, inizia la sua indomita guerriglia contro i giacobini e che poi successivamente nel 1806 si ripeterà quando i francesi torneranno ancora ad invadere il Napoletano. Però già da allora, già da queste prime fasi, quella resistenza eroica delle gole del fortino di Sant'Andrea fanno capire ai francesi che le masse, soprattutto le masse, quelle guidate da Fra Diavolo, avrebbero reso loro la vita molto difficile e particolarmente complicata. Beh, Fernando, due parole su Fra Diavolo, l'inventore della guerriglia. I francesi impazzivano per Fra Diavolo. E credo che se fosse stato francese avrebbe avuto, lo ripeto sempre, una statua a ogni angolo di strada. Invece in Italia ancora ad oggi siamo costretti a chiedere di rivalutarlo e di dargli il giusto onore, perché non credo che ci sia stata una persona che più ha rappresentato l'indole aurungo, l'indole laborino, l'indole napoletano, di un'intelligenza e generosità incredibile. Basti pensare per come è morto, insomma, è passato veramente nel mito. Ma adesso però passiamo alla vicenda di Pasqua, perché cerchiamo di accomunare altre due stragi, quella di Castelforte e quella di Minturno. Anche qui i numeri sono impressionanti, che quello che fecero lì i francesi fu qualcosa di incredibile. La notte di Pasqua a Minturno, ma poi negli stessi giorni anche a Castelforte, dove trovarono delle resistenze incredibili, anche liquide da Fra Diavolo, ma con una popolazione
veramente indomita. Sai, l'altro giorno ho scoperto a Castelforte che hanno fatto, c'è una via, Via Battaglie, più o meno dove sta l'ippodromo, che loro non lo sapevano, l'ho scoperto perché me l'ha spiegato una persona del posto, dove praticamente viene ricordata Via Battaglie perché là c'è stata in lingua laborina castelfortese, battaglia, voglio significa la battaglia, dove lì praticamente le diedero di santa ragione ai francesi, all'esercito giacobino. Quindi narraci le due vicende tra Castelforte e Mitte. Beh, intanto c'è da dire che Fra Diavolo è stato l'interprete principale, no? Della resistenza antigiacobina e quindi è veramente, veramente stupefacente come ancora oggi non si riesca a dare a questo personaggio, a questo uomo valoroso, coraggiosissimo, intrepido, la rilevanza che meriterebbe, anche se negli ultimi tempi devo dire che le cose si vanno un po' fortunatamente modificando in tal senso. Parliamo delle stragi adesso di Minturno e di Castelforte, a cominciare da quella di Minturno che allora si chiamava Traetto. Ecco, la notte tra... E qui siamo nella fase in cui i Giacobini dal Napoletano fuggono verso Roma e verso il nord Italia perché dovevano raggiungere la coalizione impegnata dell'esercito napoleonico, impegnato nella battaglia, nella guerra contro la coalizione austro-russa di Suvorov nell'Italia settentrionale. Ritirandosi la notte tra il 25 e il 26 maggio del 26 marzo, scusate, del 1799, quindi era la notte di Pasqua, i gallo-polacchi guidati dal generale Dombrowski trucidarono 349 traettesi che avevano cercato di contrastare il loro ingenere. È anche questa una pagina molto 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 triste. Ecco perché dicevo prima, attenzione a parlare di una piccola Vandea italiana, perché tanto piccola come vediamo non è stata. Compiuta la strage, i Giacobini fecero erigere in bella evidenza sulle mura di Porta Nuova una scritta a caratteri cubitali che la dice lunga su quelle che erano le loro intenzioni reali e criminali intenzioni, direi io. E la scritta recitava in italiano: qui era Traetto, si era ribellata, ora non esiste più. Quindi, ecco, già da queste poche parole si può chiaramente comprendere qual era il modus operandi dei francesi. Abbiamo parlato prima di 349 vittime. Ebbene, le 349 vittime sono però quelle che risultano dalla consultazione dei libri mortuorum delle chiese di Traetto. In effetti, le fonti parlano di cifre molto superiori, che oscillano fra le 800 e le 1200 vittime. Anche perché alla battaglia di Traetto non parteciparono solo i traettesi, ma parteciparono anche quelli di Castelforte e quelli dei centri limitrofi. Quindi le fonti parlano di un numero di vittime molto superiore ai 349 morti che troviamo nei libri mortuorum. Ad ogni modo, in questi 349 morti troviamo anche ben 13 sacerdoti, ecco, in quell'occasione muoiono, vengono uccisi 13 sacerdoti, una trentina di donne ed anche qualche bambino di un'età compresa fra i pochi mesi e i 2 anni. Quindi, come chiaramente avevano già dimostrato procedendo in alta terra di lavoro, anche qui sul versante tirrenico il modus operandi dei francesi era sempre più o meno lo stesso. Quello stesso giorno, e quindi siamo, ripeto, tra il 25 e il 26 marzo del 1799, il cieco furore dei Giacobini colpì pesantemente anche la vicina il vicino paese di Castelforte. I francesi questa volta trovarono pane per i loro denti perché gli abitanti di Castelforte si chiusero all'interno della mura di cinta e non avevano alcuna intenzione di arrendersi. Lo scontro si fece particolarmente feroce, soprattutto nei pressi della cosiddetta Porta della Chianca. Alla fine, a quanto sembra, grazie anche alla soffiata di un collaborazionista locale che, come sappiamo,
i frangenti non manca mai, i francesi riuscirono ad entrare nel paese e qui si lasciarono andare ad un saccheggio ferocissimo. Moltissimi furono i caduti, questa volta sull'uno e sull'altro fronte. I soldati francesi e polacchi che erano caduti nell'assedio di Castelforte, perché la battaglia, come dicevo prima, fu feroce, furono ammonticchiati al di fuori delle mura della città e poi gettati in una profonda voragine che si trovava lì nei pressi e che si chiamava il Pozzillo. Alla fine furono ben 600 i francesi che morirono in quell'occasione, e fra questi c'era anche Trebo, che era l'aiutante di campo del generale Dombrowski. Quindi, se noi consideriamo i 349 morti di Traetto, di cui le fonti dicono che si può arrivare anche tra le 800 e le 1200, e tutti, perché se sono morti 600 francesi, e anche le vittime dalla insorgente dovettero essere rilevanti. Ecco, rendiamoci conto un po' proprio anche numericamente di come sia stata devastante questa insorgenza in Alta Terra di Lavoro, ma anche sul litorale tirrenico, e come questi fatti che stiamo narrando ormai da qualche tempo non siano proprio poca cosa e non sfigurano affatto, ahimè, dico io, purtroppo, anche facendosi riferimento alla sciagura, alla mattanza che i giacobini compirono qualche anno prima in Vandea. Fernando, come sempre, in poche parole sei riuscito a incorniciare dei fatti così tragici e soprattutto comprensibili alle orecchie di tutti, quindi su questo noi ti siamo sempre grati. Adesso oltrepassiamo il Garigliano e andiamo a parlare delle insorgenze del Ducato di Sessa, che quel tempo era diventato Demanio Reggio, tra Cellolo, che era un casale di Sessa, e Sessa Aurunga. Cominciamo con Cellolo, dove ci fu lì pure una resistenza incredibile, e lì registriamo anche un miracolo molto molto importante che praticamente servì ad evitare delle stragi ben superiori, grazie comunque al miracolo che tu adesso fra poco narrerai. Ma soprattutto cominciamo con l'insorgenza e con la resistenza del popolo di Cellolo. Allora, Cellolo in questo frangente fu molto più fortunato sia di Traetto che di Castelforte, perché mentre Traetto, Castelforte, come vedremo poi Sessa, Cascano e tutti i paesi limitrofi soffrirono molto per le devastazioni e per le efferatezze dei francesi, che come sappiamo bruciavano, saccheggiavano, stupravano, uccidevano, a Cellolo invece non si registrarono violenze in quella tragica primavera del 1799. Anche se gli abitanti di Cellolo erano molto ben conosciuti e temuti dai giacobini, che ogni qualvolta passavano nel loro territorio, nel comune di Cellolo, si facevano, come si suol dire, la croce, non se la facevano perché erano atei, però stavano bene attenti a passare in quei posti, perché erano, e poi vedremo il perché erano dei posti molto pericolosi per il loro incendio. Difficile conoscere il perché Cellolo fu risparmiata dalla violenza cieca dei giacobini, a meno che, come diceva Claudio, non si voglia prestare fede ad un racconto popolare secondo il quale ai giacobini che stavano per entrare nel centro abitato all'improvviso apparve l'immagine della Madonna di Costantinopoli. La Madonna di Costantinopoli è la patrona di Cellolo, di fronte alla quale i cavalli dei francesi si inginocchiarono e rifiutandosi addirittura di andare avanti. A quel punto i soldati, atterriti dal prodigio, decisero di invertire la marcia e così il paese fu risparmiato, il paese fu salvo. Questo racconto del miracolo, questo racconto miracoloso che si è tramandato in generazione è arrivato fino ai nostri giorni, anche perché nel 1946 un pittore locale, tale Francesco Girone, ha dipinto una tela in cui si raffigura proprio questo evento, cioè si raffigura l'icona della Madonna di Costantinopoli e i cavalli francesi che si inginocchiano davanti alla Madonna. Una tela che oggi ancora esiste e che è costituita gelosamente dai familiari di quel pittore. E se è vero però, ecco, qui dobbiamo aprire
aprire una parentesi, perché dobbiamo parlare di due personaggi che sono molto legati a Cellule. Ecco, noi abbiamo fatto qualche tempo fa un bel convegno lì, quando ancora si poteva agire in presenza, come si dice, e delineiamo proprio questi due personaggi, sui quali voglio brevemente soffermarsi, che furono entrambi protagonisti della lotta contro i Giacobini. Innanzitutto parliamo dell'abate Mattia De Paoli, abate Mattia De Paoli che fu parroco di Cellule per ben 25 anni. Era anche un letterato, un raffinato teologo, era soprattutto un seguace delle dottrine di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, è stato membro di varie accademie culturali napoletane, docente di eloquenza e di lingua greca del seminario vescovile di Sessa, quindi fu una persona di una cultura assolutamente eccezionale. Però fu anche uno strenuo sostenitore della monarchia Borbonica e quindi un feroce oppositore dei Giacobini che nel 1799 e poi nel 1806 invasero il Napoletano. Cellule, grazie anche alla sua azione fervente, alla sua predicazione, come dicevo prima, fu uno dei posti più temuti dai francesi, i quali, passando di lì, venivano immancabilmente presi d'assalto agli abitanti di Cellule, che tanto pacifici non dovevano essere per mettere paura addirittura ai francesi. E c'è un luogo, un posto lì, dal comune di Cellule, che è detto in dialetto La Piscara, ancora oggi c'è questo posto, e lì, in questo posto, spesso e volentieri i Giacobini lasciavano le penne. E gli abitanti del posto, gli abitanti del borgo, nel dimostrare tutto il loro disprezzo per i Giacobini, erano soliti affermare che quando si recavano alla Piscara andavano a caccia di cinghiali. Quindi i francesi, i Giacobini, venivano equiparati ai cinghiali. L'abate De Paoli venne arrestato nel 1807, durante il decennio francese, con l'accusa di essere un reazionario ed eccitatore della controrivoluzione. Per questo fu mandato in esilio a Montefiascone, vicino a Viterbo. Restò in esilio per 3 anni, dopodiché poté ritornare finalmente alla sua parrocchia di Cellule, dove rimarrà fino alla morte avvenuta nel 1831. Il secondo personaggio di cui vi dicevo precedentemente è Monsignor Pietro De Felice, che è stato vescovo di Sessa Aurunca dal 1797. Anche lui era un uomo di irreprensibili costumi, di grande cultura e soprattutto fedele alla monarchia borbonica. Ecco perché quando si avvicinarono i francesi, la sua opera fu tutta tesa al respingimento degli invasori. Anche perché, ripeto, era legato da vincoli anche di personale amicizia con il re Ferdinando IV. E fu così preso dalla sua missione di controrivoluzionario, se così possiamo dire, che pretendeva da tutti i suoi più stretti collaboratori una sorta di giuramento, cioè li obbligava a giurare che avrebbero rivolto le loro armi e la loro azione contro i Giacobini, atei, miscredenti ed invasori. Ed ecco perché che fu lui, proprio il vescovo, a guidare la rivolta contro i Giacobini che si ebbe il 6 gennaio del 1700. 99, che culminò con l'eccidio polacco di Cascato, come poi parleremo, che deve essere considerato, se non il primo, tra i primi in assoluto, ma io penso addirittura il primo, di tutti gli episodi di insorgenza antifrancese in terra di lavoro. Ristabilita la situazione, quindi dopo l'impresa del cardinale Ruffo, e quindi tornati i regnanti borbonici a Napoli, Monsignor De Felice nell'ottobre 1799 dava alle stampe la sua opera più famosa, il cosiddetto Catechismo Reale. Era un opuscolo, diciamo, in cui contrastava le teorie gianseniste e che si andava a contrapporre al Catechismo Repubblicano, di segno diametralmente opposto, che un altro vescovo, questa volta Pino Giacobino, di Vico Equense, Monsignor Michele Natali, aveva dato alle stampe qualche tempo. Anche il vescovo di Sessa, come già l'abate De Paoli, nel 1807, durante il decennio francese, fu arrestato con la scusa di essere un pericoloso agente controrivoluzionario. Senza subire alcun tipo di processo, come del resto anche lo stesso abate De Paoli,
gli furono chieste dai francesi 1000 piastre per la sua liberazione. Al suo rifiuto sdegnato venne spedito in esilio ad Assisi. A quanto pare poté tornare nella sua diocesi sessana soltanto dopo aver giurato fedeltà al nuovo governo, e qui rimase fino alla morte, che giunse nel 1814. Quindi, come potete vedere, la resistenza ai giacobini invasori non fu soltanto propria delle masse, degli insorgenti, ma fu anche capeggiata da uomini di indubbio spessore, come l'abate De Paoli e come il vescovo di Sessa, il vescovo De Felice, che erano fermamente convinti di dover rispedire al mittente quelle che consideravano proprio la peste, no? Non soltanto dal punto di vista delle conseguenze di carattere pratico, ma anche per le loro idee atee, per essere dei miscredenti, no? che ribaltavano tutti i valori della tradizione cattolica e cristiana. Quindi anche queste persone, in dubbio spessore, seppero prendere in maniera molto eroica, perché, come potete ben capire, era molto più facile conformarsi che schierarsi contro. Ebbene, pur dovendo subire però le indubbie conseguenze, le conseguenze che ci furono, come furono entrambi mandati in esilio, ebbene, sia il vescovo di Sessa che il parroco di Cellone seppero dimostrare a quel tempo un coraggio ed un ardimento che non è solo quello che si dimostra sul campo di battaglia, ma che può essere espletato in tanti modi. Fanto, c'è da dire questo, che parlando sia di De Paoli che di De Felice, dovremmo riprendere la teoria di Benedetto Croce, che diceva che era stata decapitata l'intelligenza napoletana, quando noi vediamo che una piccolissima minoranza invece ebbe mal partito a seguito dell'insorgenza e del recupero del regno da parte della casa Borbonica, perché forse le migliori intelligenze e intellettualità comunque erano fedeli alla corona e fedeli alla Chiesa. Fernando, adesso però passiamo a Sessa. Sessa è stata la fedelissima napoletana, qui c'è stato veramente uno scontro feroce tra i giacobini sessani e le insorgenze. Le insorgenze sessane, c'è da dire che avevano comunque erano guidate in massa, organizzate come massa, da Leone di Tora, di cui se ne parla poco, però Leone di Tora è stato il comandante della massa più numerosa dell'esercito diciamo sanfedista, e aveva un vero e proprio seguito veramente importante, eppure lui si è distinto per delle operazioni veramente brillanti, cruente, crudeli, ma erano risposte alla crudeltà che i giacobini francesi seguivano aver predato nel territorio, aiutati dai giacobini locali. Che ci dici di quelle insorgenze e soprattutto di questo personaggio, Leone di Tora? Allora, su Leone di Tora, noi che ci occupiamo di storia, chiamiamola pure, come dire, controrivoluzionaria, dobbiamo fare però uno sforzo supplementare, perché le notizie che abbiamo sono ancora poche e frammentarie, anche se, come tu dicevi, si è trattato di un personaggio di assoluto rispetto, secondo forse soltanto a Fra Diavolo, perlomeno nell'insorgenza per quello che riguarda la terra di lavoro. Eppure, ripeto, le notizie sono scarse, sono frammentarie, sono discordi in alcuni punti. Si sa soltanto che era nativo di Lauro, che se non vado errato è un borgo di Sessa, però ecco, più di questo, più di tanto non sappiamo. Ecco, io ripeto, dovremmo fare uno sforzo supplementare per cercare di impinguare, come si suol dire,
la biografia di questo personaggio, che sicuramente, per esempio, è menzionato da Massimo Miglione, da dover dirti che è il più attento studioso delle insorgenze antifrancesi, però più di tanto non ci spostiamo. Ecco, quindi dovremmo cercare di intensificare le ricerche per giungere a qualche risultato un po' più tangibile. Leo Di Tora fu uno dei personaggi, se non il personaggio, che fu artefice appunto della insorgenza di Sessa. Dobbiamo dire che il 2 gennaio del 1799 i Giacobini, guidati dal generale Kellerman, entrano in Sessa e la occupano senza colpo ferire, non trovarono resistenza. Il 4 giorni dopo, però, ovvero sia il 6 gennaio, scoppia la rivolta, e scoppia la rivolta soprattutto a Cascano, che è un altro borgo di Sessa. E fu una rivolta di quelle violente, perché la massa era guidata da un lato da Leo Di Tora e dall'altro dal sacerdote Capizzi, e riuscirono a scacciare appunto i francesi da Cascano. Chiaramente fu uno spacco troppo forte per i francesi, che subito tornarono in forze e riconquistarono il borgo e saccheggiarono ferocemente Cascano. Nello stesso tempo anche Sessa si era ribellata, anche qui c'è la mano del vescovo De Felice, che come abbiamo visto era un fervente antigiacobino. Anche Sessa si ribella, però subito dopo viene riconquistata e saccheggiata. L'abbiamo già detto prima, la massa che si era ribellata ai francesi era diretta soprattutto da Leone Di Tora, che poteva contare su di una massa, come tu dicevi, abbastanza numerosa. Dopo aver riconquistato Sessa, i ribelli vengono passati al muro, vengono giustiziati. E tra questi c'è anche Pascolo di Lauro, che era un parente di Leone, e anche un avvocato di Rocca Bonfina, che era Vincenzo De Angelis. Sono tra le persone che vengono giustiziate. L'occupazione giacobina di Sessa dura fino al 14 maggio, quando Leone Di Tora, ancora lui, con la sua massa occupa, questa volta definitivamente, Sessa. Abbiamo già detto quindi che Leone Di Tora, assieme a Fra Diavolo, può essere considerato l'anima e sicuramente uno dei più valorosi interpreti dell'insorgenza anti-giacobina del Garigliano. Quindi a dimostrazione, e qui ritorniamo un po' al punto di partenza, che quella che l'alta terra di lavoro, e non solo, perché poi si dovrebbe parlare, come abbiamo già fatto, dell'insorgenza in Abruzzo, tanto per dirti, è stata una, la zona dell'alta terra di lavoro, della terra di lavoro in genere, è stata una delle zone più calde in tal senso, perché è stata quella che si è ribellata per prima. Se noi vediamo che la rivolta di Cascano è datata 6 gennaio 1799, quindi i francesi arrivano a Napoli il 23 di gennaio, quindi Cascano e Sessa si ribellano già il 6 gennaio del 1799, e questo sta a dimostrare quanto le masse popolari della terra di lavoro avevano recepito il messaggio, il proclama di re Ferdinando, e obbedendo al richiamo della monarchia. Perché c'è da dire anche un'altra cosa, signori miei, cioè noi non ci dobbiamo scordare che ogni qualvolta che c'è stata un'aggressione alla monarchia istituzionalmente concepita, che adesso sia borbonica o un'altra dinastia, credo abbia poca importanza. Però ogni qualvolta che c'è stata un'aggressione alla legittima monarchia, il popolo ha sempre preso le difese della monarchia. Lo ha fatto nel 1799, lo ha fatto nel 1806 e lo ha fatto ancora di più nel 1860. Quindi ritorno proprio al discorso di partenza. Quando si analizzano gli eventi di carattere storico, non bisogna fare ragionamenti troppo astrusi. Bisogna solo ed esclusivamente rifarsi ai fatti, magari trovando le cosiddette pezze d'appoggio. Lasciarsi andare a elucubrazioni astruse, a ricostruzioni fantasiose, assomigliano più a un romanzo che non alla storia reale. Quindi concentriamoci sui fatti, facciamo parlare i documenti e faremo sempre e comunque un'opera che sarà apprezzata anche da chi
ci ascolta e da chi non ha troppo cognizione di queste particolari vicende di cui stiamo parlando. Allora, il discorso delle insorgenze non potrebbe avere un suo logico fondamento se non si accennasse, sia pure in sintesi, alla straordinaria epopea, alla straordinaria impresa del cardinale Fabrizio Ruffo. Perché non dobbiamo dimenticare che quando l'esercito napoletano, l'esercito regolare borbonico si sfalda con i regnanti che sono costretti per non essere catturati a rifugiarsi in Sicilia, a Palermo, è il cardinale Ruffo che piglia in mano le redini del tutto e, dopo aver costituito di sana pianta un suo esercito, che è proprio quell'armata reale cristiana di cui abbiamo già parlato tante volte, riesce nella straordinaria impresa, in pochi mesi, partendo dalla Calabria, a riconquistare il regno e quindi a sconfiggere sia i giacobini e sia i collaborazionisti locali. Ecco, la figura del cardinale Ruffo è un'altra di quelle, di quei personaggi, un'altra di quelle figure che andrebbe sicuramente studiata in maniera meno preconcetta. Il cardinale Ruffo non è quel personaggio nero, non è quel brigante, non è quel bandito, non è quel tagliagole che è stato descritto dalla storiografia ufficiale, sempre troppo partigiana, sempre troppo politicizzata, sempre troppo ideologizzata, ma era un uomo di sani principi, molto più avanti dei tempi che viveva. Si era già distinto a Roma quando, a servizio dei vari papi, no? Era stato grassiere, aveva cercato di risolvere il problema atavico degli approvvigionamenti della città eterna, che non era stato mai risolto. Ben pochi sanno, ad esempio, che Fabrizio Ruffo è stato quello che per primo iniziò un esperimento di bonifica della palude pontina, che sarà soltanto portato a termine durante il regime fascista. Quindi Fabrizio Ruffo non era questa leggenda nera, ma era un cardinale forse più versato per la politica che per le faccende tipicamente spirituali, però aveva una visione di idee, una larga veduta che gli consentì appunto di elaborare questo progetto di riconquista del regno e di riconsegnare quindi il legittimo trono a Ferdinando IV di Borbone. Quindi, se non ci fosse stata l'impresa di Fabrizio Ruffo, che in altri contesti sarebbe stata addirittura esaltata, invece qui viene assolutamente, come dire, compressa, viene stigmatizzata e viene anche ridotta di importanza. Ecco, se non ci fosse stata l'impresa straordinaria e eccezionale del cardinale Ruffo, oggi non potremmo parlare di quello straordinario fenomeno di rivolta popolare e di controrivoluzione che sono state le insorgenze. Le insorgenze che hanno determinato, almeno nel 1799, il crollo del disegno egemonico dei francesi, dei giacobini, e il ripristino di quella che era la normalità, di quella che era, se possiamo dire, la legalità, non soltanto dal punto di vista statuale, con la riconsegna del regno al suo legittimo sovrano, ma anche quello dal punto di vista delle tradizioni, della religione, del costume e di tutte quelle cose che erano inside e continuano ad essere inside della cultura più intima e più profonda del plebe, del popolo meridionale. Fernando, il problema sai qual è? Il problema è che non si può accettare. Oggi lo Stato italiano non può, lo Stato italiano, l'università, le scuole, la cultura, non può accettare le insorgenze del triennio 97-99, 97-98 e 99, non le può accettare. Perché non le può accettare? Non le può accettare perché lì c'è stata una guerra contro un esercito invasore. E quelli che oggi detengono il potere in Italia, cioè lo Stato è stato fondato, sono i potini
dei collaborazionisti e dei traditori di quel periodo. E quindi non si può assolutamente accettare. Comunque, Fernando, prima di salutarci, volevo ringraziare tutte le associazioni che ci hanno aiutato e ci hanno permesso di fare dei convegni in presenza ad Itri con l'Alfredo Saccoccio, al Comune di Castelforte che ci ha organizzato il convegno a Castelforte nel 2019 per la ricorrenza dei 220 anni delle insorgenti a distanza del 1799. Vogliamo ringraziare il gruppo folk culturale Gli Arella di Cellole, che ci sono sempre vicini, e come ci sono vicini gli amici del Comitato Luigi Giura, che ci ha permesso di organizzare quel bellissimo convegno a Traetto. E concludiamo ringraziando la Prologo di Sestaurunga, il Comune di Sestaurunga, che ci fece fare un altro bellissimo convegno in quel bellissimo palazzo ducale. Quindi noi diciamo che tutto il territorio della Piana del Garigliano abbiamo toccato a tappe, e noi per questa volta, come sempre, questa volta chiuderemo con un monologo in lingua laborina di Raimondo Rotondi. Quindi, Fernando, un saluto. Buonasera, Fernando, alla prossima. Buonasera a tutti. Buonasera, Claudio, buonasera ai nostri ascoltatori. Tu volessi sapere come facendo che le rea per arrivare qua, eh? Mica è tanto facile. Tutto era partito un anno prima. Limone era chiappata una specie di freve, ma una freve forte, non una freve che ti metteva le lette e ti accedeva, ma una freve di ciocca. La gente se n'era ita di ciocca, che la freve è accesa da un momento tanto che la gente che ancora non si arriva a contare. E non è finita, Non è finita, perché che la freve ancora ci sta. E cosa? Era partito lontano, in Francia. A un certo punto la gente toglie, era fatta la rivoluzione, la chiamava. Erano accesi il re, erano accesi la regina, erano accesi i preti, erano accesi quelli che erano accesi il re e la regina, la migliaia di gente, non sapevano più a dove metti i morti. E duretta sta cosa, parecchi anni, alla fine, accesi chiesto, accesi chigli, accesi chigliate, erano rimasti senza soldi. Allora, che facciamo? E dice, muoviamo assata nazione. E andiamo a fregare i soldi che ti inizio. E facendo l'esercito, e sappiamo. All'Italia tocchetta uno che si chiamava Napoleone. Dice, tu parte, va all'Italia. Dice, vabbè, i soldi non ci stanno, arrancito. E i soldati accusciano e ti dice, noi non possiamo pagare. Ma qua i soldi non ci stanno. Però, mo sbalgamo su montagne, a che là da parte i soldi ci stanno e ce ne stanno pure nel mare. Voi combattate e tutto quello che riusciate a fregare è roba vostra. I partetti che i macelli, ma qua ancora non c'erano arrivati, qua si sentiva solo con voce. E ogni tanto, con racconto, ma pareva una cosa che stava succedendo lontano. A un certo punto però togliersi cominciano a avvicinare. Allora il re nostro dice qua dobbiamo fare l'esercito, perché la guerra non sapeva manco come stava fatta, abbiamo tanti anni qua, tutti campavano in pace, poi c'è la guerra. Tra prima non cinge l'esercito, ma era roba di poco. Allora facciamo il arruolamento. Facendo il arruolamento, danno succedette una rambiccia, perché la poca gente pratica che ci stava, nessuno sapeva come si teneva a fare, ammucchiando tutte queste soldate per i paesi, luogo arrivette una roba, c'erette parecchi soldati e pure parecchia gente.
i fun bille dan ruos. Però un dan i francesi non arrivano. Anzi, pare che si erano fermati. Passetta con una danna. Pacifica, pare che era finita tutta. Invece a un certo punto toglie, entrano alla terra gli papa. Gli era nostro, dice, ehi, modena mia, aiutare il papa. Partette, che chi gli esercita mi è arruinato, quello che c'era rimasto, comandante, frastiere, chissà dove era da togliere, arrivano che chi li hanno fregati. Non da scappare, hanno scappato subito, perché tanto che comandante straniero sa che ce ne fregava, mica era roba che sia quella che stavano a difendere, se ne affonzava solo alla pelle loro. E correvano, come correvano. Per scappare, tu pensa che quando passano a Sciuma, stanno tutti i cannoni, tutta la prova a Sciuma, e se ne viene. Chi li arrivano, non trovano niente, passano subito. Passano leggero, leggero, e zumbano per la casa della gente. E logo che è cominciato tutti i macelli. Perché poi era sapere che qua ci stava gente che la pensava strana, cioè non erano arrivati a capire che si venivano per fregarsi la roba nostra. No, gli era, si erano messi in capo che gli venivano a portare la libertà. Dicevano isso. Anzi, dicevano libertà, uguaglianza e fratellanza. Fresca che libertà, che uguaglianza e che fratellanza. Chi gli arrivavano e facevano le strighe. Faccella a far capire. Qualcuno ci stava pure che ragionava, dice, ma lasciate perdere di appresso a chi se suona male, ma un male forte, niente. Stavano qua la gente che pure si riteneva, che teneva essere gente buona, e niente, io ne appresso. Dice che loro volevano libertà, uguaglianza e fratellanza. Che la gente, come li chiamavano? I giacobini, e i giacobini sono fatti alle CIE, perché parlano sempre, sono tutti un malo pazzo, ma parlano come se gli tenessero una fasante. Allora, la giustizia la tiene sempre bocca e le uste non sanno neanche dove state a casa. Volessero tenere tutto a sotto e parlano di uguaglianza e libertà. E la fratellanza poi non ne parliamo, si scannano come niente fra di essi, per non parlare di quelli che gli stanno contro, e quella sarebbe la fratellanza. E va buono. Insomma, questa gente succedette nelle strighe. Chissà quanta se ne è morta un danno, fatta ritrova. Ma alla fine rimaniamo però. Rimaniamo, ma il fatto è che la freva. La freva non se n'era passata, eh? Lo so detto, passetto poco tempo e arrivetta un'altra volta la freva. E ancora voglio, sta freva qua ci sta.